Massimo Bitonci, presidente qui a Bergamo, come sta andando? Ma direi molto bene perché è quasi l'una e abbiamo più del 40% di votanti, quindi vuol dire che entro la sera sicuramente arriveremo all'80%. Un'ottima affluenza, un'ottima partecipazione, un clima molto, molto caldo e ospitale, quindi sono veramente contento di essere venuto a fare il presidente in questa prestigiosa sede della Lega. La prima volta che la Lega va a primarie, che effetto le fa? Ah, è la prima volta, però vedo che l'esperienza è positiva, perché i militanti vengono effettivamente a fare una votazione di un segretario federale. Forse, ecco, potrebbe essere anche un segnale, per il futuro. Probabilmente il nostro movimento ha bisogno di fare consultazioni primarie di questo tipo che hanno, come abbiamo visto oggi nella giornata, un'ottima partecipazione da parte di tutti i militanti. Ci sono le primarie della Lega Nord, le piacciono? Tantissimo perché è la prima volta che si vota a tutti i militanti e penso che sia una decisione giusta e speriamo che votino tutti bene, ecco. Da 5 candidati che c'erano, sono rimasti in due, sono rimasti i migliori? Quella è una parola che migliori sono stati quelli che hanno avuto più preferenze, diciamo, ecco, dopo i migliori sono tutti bravi, secondo me erano tutti bravi, tutti meritevoli. Eccoci con il vicepresidente della sede di Bergamo, sede importante, come sta andando? Ma direi molto bene, abbiamo quasi raggiunto il 50% e per essere al giro di boa alle 5 termineranno e siamo davvero un ottimo risultato. Io sono anche ospite, ringrazio per l'accoglienza, arriviamo da Padova, io e il senatore Bitonci, quindi complimenti per la sezione e anche per l'affluenza che stamattina è stata veramente di primo mattino, appena siamo arrivati, numerosa, numerosa davvero. Allora, piace questa formula delle primarie? Piace molto, soprattutto perché coinvolge i militanti, li chiama, per una prima, idea e quello che appunto è un partito che è fatto di idee è proprio la Lega. E il coinvolgimento secondo me è qualcosa di fondamentale. Appena votato per le primarie, che sensazione è? È una bella sensazione perché comunque è la prima volta che si fa questo tipo di votazioni con questo sistema, quindi anche per la Lega è una nuova era, un nuovo mondo, una nuova frontiera che sicuramente sapremo affrontare, anche perché abbiamo sempre avuto questo spirito molto forte combattivo per la nostra gente, quindi affrontiamo le cose interne e le cose esterne che ci riguardano tutti. Appena votato, com'è votare per le primarie della Lega? Beh, dopo 20 anni di Lega è un'emozione come la prima volta, però credo sia uno strumento di grande democrazia che continuiamo a perseguire, nonostante oggi sembra che sia il PD più avanti di noi per questi strumenti di democrazia che noi abbiamo inventato 20 anni fa. Forse qualcuno a memoria corta non se lo ricorda, io c'ero, me lo ricordo. Le piacciono queste primarie? Ma senz'altro sì, penso che il nostro sia un movimento che non ha niente da invidiare agli altri. Speriamo che il futuro cambi qualcosa, perché qualcosa anche noi dobbiamo cambiare nel nostro ambito e speriamo che l'anno prossimo con le europee ci sia un risveglio.